Ciao a tutti, scusa. Ciao a tutti, ho aspettato veramente all'ultimissimo perché io speravo tanto. Sono già passati 2 mesi della riapertura del canale, le cose sono andate progredendo, sono molto contenta, gli obiettivi dei primi 2 mesi più o meno sono stati raggiunti tutti, quindi io sono molto contenta di quello che ho raggiunto. Quante volte sto dicendo raggiunto? Febbraio è stato un mese di azzardo perché oltre a scegliere dei titoli che normalmente non mi piacciono particolarmente come genere, come trama, via dicendo, ho anche deciso di leggere più libri di quanti fondamentalmente potessi permettermi di leggere, almeno questo è quello a cui sono giunta come conclusione in questo momento, perché ero assolutamente convinta, dato che a gennaio avevo ripreso un bel ritmo, di riuscire a mantenerlo anche nel mese di febbraio. Invece, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, alla fine non ho avuto tutto questo gran tempo e quindi anziché 7 libri ne ho letti 4. Sono una brutta persona. 4 e mezzo, adesso capirete. Ho iniziato questo mese con la lettura di Teorema Catherine di John Green, sempre per il 5 per un autore, che uscirà il 21 marzo, save the date. È stato abbastanza una delusione, come Per colpa delle stelle non mi dilungherò particolarmente su questo libro perché penso che ne parlerò più approfonditamente nell'occasione giusta, appunto il 21 marzo. Ha ricevuto 2 stelline, ma solamente per il fatto che aveva uno stile più o meno scorrevole. La trama era fuorviante, credevo di leggere un romanzo che parlava quasi di tutt'altro, e poi mi sono ritrovata faccia a faccia con un romanzo che aveva come tema principale la matematica e i suoi ragionamenti algebrici. Il secondo libro che ho letto è stato una rilettura, Love di Chloe Raiban. Parla di questa ragazza che vive una piena crisi adolescenziale, si innamora di un ragazzo più grande e si scopre che questo ragazzo più grande è un cyberpunk. Chi non è nato negli anni 90 non può sapere che i cyberpunk sono dei punk, appunto, fanatici di informatica. Almeno questo è quello che c'è scritto sul libro. Il terrore era che fosse il terzo di una serie, invece ho scoperto che in Italia è il primo, a quanto pare. È stata una lettura piacevole, mi è piaciuta la storia. Chiaro, lo devi prendere con le pinze perché è un librettino per adolescenti. Non ti lascia un granché, ti fa sorridere perché ti fa pensare molto agli anni 90, però di base è un romanzo di cui puoi fare tranquillamente a meno. Però, tutto sommato, mi è piaciuto sicuramente più del precedente. Gli ho dato 3 stelline, perché appunto mi è piaciuto, ma non da essere memorabile o da avere poche pecche. Il terzo libro che ho letto è una eccezione sulla lista che avevo ideato all'inizio del mese di febbraio, perché si tratta di Frankenstein di Mary Shelley. Non odiatemi, ho un rapporto molto difficile con i classici e se mi conoscete da tanto lo dovreste sapere. Io prediligo i classici per ragazzi, di avventura, romantici, romantici neanche tanto, ne sono riuscita a leggere nemmeno Orgoglio e Pregiudizio. Ero partita con le migliori intenzioni con questo classico perché amo molto le trasposizioni cinematografiche che ne hanno tratto. Quindi io pensavo che, avendo anche visto il film su Mary Shelley che è uscito qualche anno fa e avendo apprezzato la biografia appunto dell'autrice, credevo che la lettura di questo romanzo mi fosse abbastanza semplice, cosa che purtroppo non si è rivelata vera, perché lo stile è molto 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 prolisso, molto descrittivo, molto scientifico. Tante cose che messe insieme mi hanno fatto pensare a pagina 50 di abbandonarlo. Io normalmente non abbandono spesso i libri, io molto spesso mi porto fino alla fine per poi dire magari che non mi è piaciuto, ma questo non ce l'ho fatta. Io sono dell'idea che se non vi piace un libro è giusto, secondo me, abbandonarlo per passare a una lettura più consona ai vostri gusti. Non mi sono sentita nemmeno di dargli un giudizio su Goodreads perché non mi sembrava giusto. Comunque un gran classico, so che molti lo apprezzano e riescono a leggere oltre la lettura, però non fa per me. Probabilmente se mi seguite lì ve ne siete accorti, l'ho eliminato dalla mia lista di letture perché non me la sentivo di dargli un voto, mi sembrava ingiusto nei confronti dell'autrice, della casa editrice e via dicendo. Proseguendo con i romanzi di John Green, Cercando Alaska, che al momento è uno dei libri con il voto più alto, il libro col voto più alto lo vedremo tra pochissimo. È la storia di Miles, che è un semplicissimo adolescente che inizia a frequentare una scuola via da casa e in questa scuola conosce appunto Alaska. Alaska è una ragazza intraprendente, molto simpatica,
ma allo stesso tempo di quelle ragazze che o le odi o le ami, ecco. Lui si fa trascinare molto da questa ragazza al punto da innamorarsene, e da lì verranno fuori delle vicende che sembrano un po' fine a se stesse, ma in realtà nascondono dei significati di formazione dell'adolescente molto importanti, ma ne parleremo sempre il 21 marzo. A questo libro ho dato 4 stelle. Il libro che ha ottenuto il voto più alto di questo mese, Poesie d'amore di Jacques Prévert, una raccolta di poesie che io volevo leggere da tantissimo. Se mi avete seguito su Instagram, ho creato nelle storie in evidenza una storia appunto proprio dedicata alla poesia, perché ho intenzione comunque di leggere altre raccolte di poesie e di condividere le più belle per commentarle insieme nelle stories. Quindi mi raccomando, seguitemi e se non l'avete ancora fatto, rispondete appunto a quelle stories. Le poesie di Prévert si sono beccate 5 stelle su Goodreads perché ha un modo di interpretare l'amore in tutte le sue sfaccettature che è veramente bellissimo. Io adoro le poesie d'amore, sono troppo belle. E Prévert è un maestro, nessuno può dire il contrario. Se vi ricordate, c'erano altri 2 libri nella mia TBR di febbraio e sto parlando di L'uomo che allevava i gatti di Moyan e Scimmie di Giorgia Caterina, ovvero il mio libro. L'uomo che allevava i gatti l'ho iniziato oggi e non credo di riuscire a finirlo entro la fine di febbraio, quindi lo rimanderò a marzo. A quanto pare è una raccolta di racconti, non è un romanzo a sé stante. Io ho questo viziaccio, meglio ce l'avevo e spero di perderlo, di prendere i libri così a ispirazione. Ovviamente mi ha ispirato il titolo, non avevo minimamente considerato la trama. Lo stile non mi sembra malissimo, non è esattamente quello che stavo cercando, però gli darò una possibilità. Con il mio libro invece ho intenzione di fare quel lavoro che vi dicevo nel mese scorso, quindi un lavoro di analisi dei personaggi, cercare di leggerlo con un occhio esterno, per poi dedicarmi finalmente alla stesura e al completamento del seguito che sto scrivendo, anche perché ho in mente una mezza idea di strutturarlo diversamente da questo, e magari farne uscire più di un seguito. E parlando di TBR di marzo, ho intenzione, dato che l'azzardo di febbraio è stato abbastanza fallimentare, il mese di marzo non è che io abbia tutto questo gran tempo in più, ho deciso di tornare sui miei passi. E di conseguenza, oltre ai libri dovuti, quindi questi due e 2 libri di John Green che adesso vi andrò a mostrare, ho deciso di scegliere dei libri che mi fossero semplici da leggere, perché se io ho davanti un libro che sono sicura che mi piace, normalmente lo leggo velocemente, ma penso che, come me, anche tutti gli altri. Gli ultimi 2 libri di John Green, per il 5 per un autore, Will ti presento Will in collaborazione con David Levithan e Città di Carta, sono entrambe 2 storie che, secondo le recensioni, la trama e via dicendo, dovrebbero piacermi molto, potrebbero essere forse i 2 romanzi di John Green che mi potrebbero piacere di più. Staremo a vedere. Altri 3 libri. Il primo è un libro che ho in libreria da tantissimo tempo. Uno dei propositi del 2020 è quello di non comprare libri fino a che non smaltirò i libri comprati fino ad adesso, perché io fino a qualche tempo fa ho avuto questo grosso problema di shopping compulsivo nei confronti dei libri. Questo libro, come vi dicevo, è uno di quelli che ho da più tempo, sia nella wishlist che in libreria. È stato in wishlist per non so quanto tempo, dopodiché l'ho comprato e dopodiché ovviamente non l'ho letto. Amore, zucchero e cannella di Amy Brackley, che secondo me sarà il classicissimo romance della Newton Compton. Se mi seguite da tanto, questa è sempre la solita premessa che vi faccio perché magari avete iniziato a seguirmi da quest'anno, ma prima di gennaio 2020 ci sono molte altre recensioni che potete andare a recuperarvi. I romance della Newton Compton mi piacciono a giorni alterni. Mi è capitato di leggere delle perle del trash orrende della Newton Compton, ma anche dei romanzetti che mi sono piaciuti abbastanza, pur essendo il classico romance per adolescenti o il classico romance in generale. Quindi io gli voglio dare una speranza. Il seguito di un libro di cui ho parlato proprio in questo mese di febbraio, L'orribile karma colpisce ancora, ovvero il seguito di David Safier di L'orribile karma della formica. Libro che io ho amato tantissimo, di cui trovate la recensione sul mio canale. Ho delle grandi aspettative su questo libro, anche se non è esattamente il seguito del primo, ma è semplicemente una storia che ha come soggetto più o meno la stessa cosa, ovvero il karma e tutta la storia del karma che c'è dietro. Chissà che non ne vengano fuori delle sfaccettature ancora differenti. Qualcuno ha letto questo libro? Qualcuno mi fa sapere qualcosa prima che lo legga? Ultimo ma non ultimo, L'azzardo di
marzo. Questo è l'unico azzardo perché l'autrice non è tra le mie preferite, anzi il suo best seller, diciamo che non sono riuscita nemmeno a iniziarlo, forse avrò letto una decina di pagine e poi mi stufava tantissimo. L'ambientazione, tutta la melensità della faccenda, quindi questo è un po' un azzardo, però mi hanno detto che è molto bello e che vale la pena di leggerlo. Poi oltretutto c'è un anime che è tratto da questo libro, che devo aver visto da qualche parte, ma forse che mi andrò a recuperare per leggerlo, per vederlo in parallelo alla lettura. Ed è Emma di Jane Austen. Jane Austen, dicevo, non è la mia migliore amica a livello letterario. Vediamo un po' come va e se dovrà tornare sugli scaffali di mia mamma oppure se si guadagnerà un posto nella mia libreria. Questo è quanto. I miei libri sono qua tutti accatastati, è molto tardi, voglio andare a dormire. Mi raccomando, seguitemi su tutti i vari social, contattatemi, commentatemi e sostenetemi. Se avete voglia di collaborazioni, qualcuno mi ha già contattato e ne sono molto contenta. Questa è la mia mail nel quale mi potete scrivere la vostra idea. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like e se vi piacciono i miei format iscrivetevi e cliccate sulla campanella appunto per ricevere notifiche istantanee ogni volta che uscirà un video. Noi ci vediamo domani alle 14 con la prima puntata di marzo di Danza con Jo, che sarà imperdibile, non ve la potete perdere. E invece ovviamente con il prossimo wrap up e TBR ci vedremo il 1° di aprile. Un bacio, ci vediamo al prossimo video!